Aspetta, vediamo. Noi in teoria abbiamo risolto. Quindi Diteci. ditecelo. Bah. Adesso stiamo guardando anche la live in differita. Adesso dovrebbe partire. Ok. E quindi metti in Sì, muto. adesso muto tutto che altrimenti fa un casino. Ok, come abbiamo Ecco. detto, li apriamo in fondo, ma visto che abbiamo avuto problemi, dai, una la apro. Vai, sì. Così almeno mi faccio Per la vostra perdonare. pazienza. Allora, Quindi vai, vediamo se avrò veloce. fortuna o no. Ricordati quella è mezza la foil, quindi fai vedere. Falle vedere però. Allora, di No. qua. Sanctum Fugin. Un lupetto della caccia. E la foil no, La foil. stavolta. Beh, è una rara. È già Sì, tanto. però nel senso. Visioni febbrili, poi si gioca. Sì, vabbè, però nel senso non fa Va esclamare in bene. modo Però poco elegante. ok. Ok. Allora, ditemici intanto se ci sentite. Così almeno sappiamo se è vero o Esatto. no. Quindi scrivete. E oggi l'idea era un po' di rivedere, di fare un ripasso di quello che abbiamo visto negli spoiler e di vedere anche i masterpiece nuovi che sono Quelli sì. stati proposti. Quindi partiamo. Partiamo, facciamo. Wow. Wow. Allora. Collettore di rottami, come abbiamo detto, come hai definito prima, Cosa? il super, qui ci No, aspettiamo è uno una sco potrebbero venire fuori delle fuori delle combo. com de qualche combo con questo qui. E E soprattutto comunque è giocabile. Anche tipo in Commander, in Daretti, è molto molto forte. No, beh, Bastando perché anche prima solo abbiamo 3. guardato un po' di riguardo e ogni tanto diceva qui c'è combo scritto sopra. Eh Ma no, non in non su questo, questo. non in questo. Quindi nulla di nuovo dal punto di vista di meccaniche, però comunque Ha un uno effetto che è spoiler molto 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 interessante. bello, molto carino. Poi andando avanti. Uè, Montre. Uè, Quindi quindi ci sente? ci senti, suppongo. Quindi andiamo avanti. Facciamo proprio una carrellata veloce. Non vogliamo rubarvi troppo tempo, è giusto per. E anche perché stasera dovete Esatto, poi magari festeggiare. molti di voi staranno preparando già la cena Tipo la o torta, magari so che stai infornando la torta. si stanno preparando per andare alla festa di Capodanno. E quindi facciamo giusto prima di Capodanno, volevamo farci vivi. Perché abbiamo avuto, insomma, i nostri impegni e Gli esplode la dall'anno. macchina, Sì, ancora. ma lo sanno già, l'ho scritto. E quindi andiamo avanti. Dopo Allora, questa cuore. bellissima Questo animazione. sì, è bellissima, tanto cuore, tanto amore. Il cuore di Kiran è davvero, davvero forte. Cioè, costo 2. 4-4 con volare e cautela, già questo è bellissimo. Esatto. Manovrare 3, Ci può fattibilissimo, ci può stare. stare, ma è Forse è la parte fattibile. peggiore, ma tanto lo puoi animare togliendo un segnalino fedeltà da un tuo planeswalker. Quindi, vai. Quindi in qualsiasi E poi, mazzo che giochi dei vabbè, personalmente, planeswalker. essendo una che ha, cioè, i dettagli delle carte, i feels, cioè cuore di Kiran, cioè. Andiamo avanti. Allora, questa è una carta che ci sarà anche nell'edizione normale e Normale. non solo come masterpiece, perché altrimenti secondo me non avrebbe senso. E questa è quella che alla fine sembrerebbe essere l'opera di Rashmi, che stava lavorando sul suo Esatto, portale, sul suo quindi non trasporta solo trasportatore, vasi, ma ma anche ipoteticamente potrebbe cose un po' più trasportare grosse. cose più grandi, addirittura essendo un portale anche persone Sì. e non E solo. questo è molto power, non tanto magari in T2, dove raggiungere comunque 8 mana È
È un po' lunga, anche se fattibile. sì, però in modern potrebbe vedere qualche utilizzo in uno, anche in 1x o in 2x in Tron, perché tanto 8 mana di quarto turno ce li hai già e 6 ce li hai di terzo, quindi... L'unica cosa che vi prego, non dite costantemente perché non è sicura, non è detto che arrivi Phyrexia, ok? No, anzi, diciamo proprio di no. Sembrerebbe di no. Però visto che tutti quelli che conosco, oddio, arriva Phyrexia, oh, Phyrexia anche qua, Phyrexia. No, non è detto e potrebbe anche non essere che arrivi mai, anche perché che utilità avrebbe? Se Facciamo se Tezzeret non è non è il signore effettivamente delle matte diventato il signore di Phyrexia e Phyrexia. non mi, se mi sembra No. abbastanza ancora più composto da carne per Sì, essere cioè c'è la troppo... faccia, quella Esatto. c'è, quindi che bellino. Poi, questa è l'altra che secondo me c'è scritto combo sopra, Sì, come era questa. dicevano anche altri ieri. Anche perché dici costo 5 è fattibile in quasi ogni formato, Sì. cioè in T2 è normale. Ogni volta lancia una magia, stappa tutti i permanenti non terra che controlli a costo 5, quindi la lanci con la possibilità di avere un sacco di magie già in campo e E poi inizia a combo, stappare, basta avere stappi. qualche cosa che non sia una terra che ti dà mana, E poi anche qualcosa che ti fa ipoteticamente, pescare cioè e devi i andare. permanenti, cioè anche ipoteticamente le creature ti serve per parare, lanci un instant nel turno dell'avversario, lo stappi. Quindi Esatto. effettivamente ti può salvare anche il deretano. Poi, questa è Repressione del consolato. l'unica carta bianca che è stata spoilerata per ora e penso che oltre il Commander questa qui Cioè, non c'è vada. stato un momento in cui qualcuno ha urlato alla caduta dell'Affinity, ma guarda il costo e no. Esatto, è No, difficile. è improbabile. Anzi, e c'è comunque di meglio contro Però, Affinity. poi in T2, in questo contesto, tutti quelli che possono gio che giocano contro gli artefatti, può essere che uno in 1x, in 2x, come situazione, cioè, possa Sì, anche essere utile. costa comunque 5, quindi Sì, cioè come non ultima è così spiaggia. tanto. Cioè, è un po' tanto, non così tanto. Poi andiamo oltre. Questa qui è una maghetta che verrà data come promo al game day a tutti. Ed è un 2-2 costo 3. Quando entra, vai a prenderti un artefatto a costo esattamente 3. Quindi si spera che Ci siano ci degli siano tanti artefatti. belli artefatti che costano esattamente 3. Per esempio, il vecchio, quello il primo, il collettore dei rottami, costa 3, quindi potrebbe essere un probabile bersaglio. Poi molti dicevano anche magari ristampano le spade, cioè non ristampano, faranno le Puliscono il nuove ciclo. spade, visto che costano sempre 3, però visto che non sono comparse nei masterpiece, che dopo andremo a vedere, è molto improbabile, o che escano in Aether Revolt. Poi magari escono più Potrebbero avanti. uscire nell'edizione successiva, quindi Esatto. rimanere nel T2 e poter essere utilizzata, Esatto. però non qui, perché altrimenti non avrebbe senso. Metto delle carte che ci sono come masterpiece, perché non metterne altre? Esatto. Dato che avere tutte le spade sarebbe bellissimo. Poi un'altra blu, questa qua è quella che ci era stata mandata via mail Che poi hanno ricevuto a tutti tutti. noi che siamo iscritti al Quindi sito della guardate le mail, Wizards. ogni tanto la Wizard vi scrive. E È questa carina. costa un po' tanto, fa un effetto un po'... cioè nel senso, ok, ti fa far pescare un tuo artefatto fin tanto che lei è in campo, però è un 2-3 costo 4, non è, cioè a meno che non ci sia qualche combo sempre co Sì. tipo con quello là che fa stappare tutto, allora dici tappo, pesco, Stappo. gioco la cosa che pesco, stappo, Tappo, eccetera, pesco. eccetera, Però eccetera, però sì. anche lì è sempre un po' situazionale. Counter. Questa è un'altra, è una di quelle carte della storia, cioè del momenti chiave della storia Storia. che sono state spoilerate presto per sbaglio, se mi è sembrato di capire. E questa è semplicemente un counter su qualsiasi cosa, perché è anche abilità attivata Quindi è utile anche a e costo 3. innescata a costo 3. E che riprende un po' quello che era uscito in Ravnica originale, che era Simic, che costava verde e due blu, e che faceva lo stesso identico effetto.
quindi questa è una versione di, Ovviamente, dal possiamo dire, punto di vista migliorata. della storia, cioè come si spiegano facilmente le due fiamme, cioè l'ipotesi che essendo Baral sia Chandra e quindi ci Esatto. sia forse un momento in cui cioè Chandra e la sua famiglia non sarà vita facile, anche perché è una rivolta, quindi qualcuno Esatto, qualcuno dovrà opporsi a si è questa rivolta. rivolta. Poi, Questa è un'altra novità, carta con una nuova nuova meccanica. meccanica. La novità della meccanica è improvvisare. E come è scritto, i tuoi artefatti possono aiutarti a lanciare questa magia. Non è una cosa non ancora vista, però con gli artefatti no, è nuova Sì. l'idea. Ogni artefatto che tappi dopo che hai finito di attivare abilità di mana corrisponde al pagamento di uno. Quindi, ipoteticamente, ci saranno molti artefatti che vengono tappati con abilità di mana, perché altrimenti questa Vabbè, no, lì. qualsiasi, basta che fai un botto di Sì, servo esatto, servi cioè e utilizzi i servomeccanismi per sì. quello. E vabbè, questa è una creatura bersaglio, prende meno X fino alla fine del turno e tu guadagni X, quindi può essere anche Esatto. utile perché potresti pagarla anche una Segoneria costo 1. Quindi. Dipende, ovviamente qui vedo un giochino col nero e gli artefatti che mi piace, che stavo proprio Aspetta che poi aspettando. vado a refreshare perché non vedo la. Poi la chat si è incriccata, quindi provo a Quindi che vi rifresciare. abbiamo allegramente ignorati, scusateci. No, welcome to No, chat mi room. sembra. Ok. Voi scrivete sulla chat se c'è qualcosa, perché noi siamo chiarissimi nelle nostre esposizioni e quindi non c'è mai bisogno di domande. Però potete scrivere, insomma. Possiamo, cioè, chiarissimi, nel senso. Sì, siamo Cioè, chiarissimi, sì, chiarissimi. vabbè, È per lo quello che credo non lui. scrivono, No, no? perché non ci sentono, o sentono il nostro fetore. Sintono il nostro fettore. Fetore. Ho Ok. detto proprio fettore. Salve, salve, Requiem of Souls. Salve, salve anche lei. Allora, dopo Tezzeret, eh sì, Andiamo io avanti. mostrerò molte immagini di Tezzeret perché anche se mi sta sulle scatole da altri lati della storia, quindi mi piace un sacco, la competenza di Yahenny. E questa è una gran bella Ok. E carta, questa sì. davvero bella, perché tutte le creature prendono -3/-3 fino alla fine del turno e già questo. In formati anche che non siano T2, ma soprattutto in Modern, può essere. Vabbè, dipende da Però come in verrà T2 usata. può essere tipo: ok, servo meccanismi, ciao, Sì. -3/-3. Puoi lanciare una carta con costo di mana convertito pari o inferiore a 3 della tua mano senza pagare il costo di mana, e questo può aprire molte possibilità. Perché con costo di mana pari o inferiore a 3 c'è tanta roba. E questo è Eh sì, bellissimo, ci e piace un poi sacco. cioè, insomma fai pulizia e Fai poi tu pulizia. Eh butti giù una roba, quindi sì, quindi può darsi anche non che è sia un momento. male. Cioè, può anche essere una vratta in certi. In E in certi sì, certe in certi casi. situazioni. Andiamo Ribelle avanti. Tempralesto. Questo è un altro simile a quella di prima, blu, che semplicemente è un po' così, nel senso che bisognerebbe vedere Tarmoliliane. Le Sì, Tarmoliliane, le sarebbe tarmoliliane, un sì. buon connubio. Un tarmo zombie. E niente, questo qui, come abbiamo detto, è un po' come l'altra, quindi bisogna vedere se Sì, sono effettivamente molto c'è un situazionali, modo per però. usarli, ma non è, non, cioè non ci sembra sta gran roba. Però, Più essendo che altro usciti col fatto che costa effettivamente pochi 4. spoiler. Sì, esatto, infatti, adesso stiamo dando proprio l'impressione a caldo. Andiamo oltre, qua c'è la rivoluzione di Pia. C'è chi la ama e c'è chi la odia. Questa è abbastanza, forse è più da commander, però forse può anche risultare utile Sì, in ma. T2. Perché dice che ogni qualvolta un artefatto non pedina viene messo nel tuo cimitero dal campo di battaglia, lo riprendi in mano, invece metto al cimitero, a meno che un avversario non si faccia infliggere 3 danni. Quindi Quindi. l'artefatto che vi dà fastidio lo spaccate? Beh, il risultato è o se lo riprende in mano lo gioco, vi prendete O 3 comunque danni. 3 danni, ogni artefatto che Quindi è vero, muore. in Commander, in Daretti o in altri Commander potrebbero essere ancora più utili Sì. perché il gioco si protrae e quindi fai più danni. Però secondo me questo 3 in T2 si gioca. Sì, Lo può stare. lasci Dipende anche anche se c'è un mazzo che sfrutta il sacrificio di artefatti lì. e Se quelle ci cose lì. fosse un mazzo
sul sacrificio degli artefatti sarebbe ottimo, ma anche in un mazzo che sai dopo, tipo anche da side può essere, che sai che ti spaccherà tutti gli artefatti che giusto. giochi, almeno lo metti lì e dici o me lo spacchi o comunque io continuo a giocarlo oppure ti prenderai sti tre danni Esatto. prima o poi. È 1, 2, 3, prima o poi li prendi. A Poi passiamo ai Prince Orc. Gianni! A Gianni! A Gianni! A Gianni! Amo i gatti. Niente, questa è una nuova versione di Ajani, sempre verde e bianca. Quindi abbiamo appurato che per un po' lui non è cambiato, è sempre verde e bianco. Esatto. Cioè, così a prima vista non sembra un granché, cioè, nel senso, gli effetti sono forti perché comunque il più 2 riveli le prime 3 carte del Grimorio, aggiungi in mano tutti i permanenti non terra che hai rivelato in questo modo, cioè che hai, sì, che hai rivelato in questo modo, meno 2 fa Path to Exile essenzialmente, no, Path to Exile, scusa, Spade Spade Spiga. spiga, sì. E meno 9 fa 5 segnalini più uno su ogni creatore che controlli e 5 segnalini fedeltà su ogni altro planeswalker che controlli. Cioè, è più pensato secondo me davvero per il Commander, ma per quelli che fanno party Fanno esatto. planeswalker. E in un mazzo con tanti planeswalker, e quindi in Commander, pensato arrivare a meno 9 sarebbe Ah, sì. spettacolare. Però già il più o meno 2 ti può aiutare. E il fatto è Ovvio che che costa 6 ed Costa entra con 6 ed entra con 4. 4 e basta. Cioè, quindi Quindi è un o po' fa poi fragile. cioè entra e puoi dire ok, faccio più 2, però molto spesso è più utile il meno 2, ma per fare meno 2 poi c'è il rischio ok, lo faccio 2 volte e ciao, e Esatto. per 6 è un Atraxa. Eh sì, nel Atraxa, Commander in con Commander Atraxa. Atraxa è ottimo. Perché tanto viene proliferato a manetta. Esatto, e quindi è comunque proliferi, aggiungi segnalini, aggiungi i segnalini di fedeltà, in questo caso ne metti 5 alla volta, cioè con un meno 9 metti 5, è buono, però anche Esatto. questo forse non è per il gioco in sei T2, è Esatto. difficile, questo 6 è pesante. Poi quello dopo invece è Tezzeret, Tezzeret. Tezzeret, la cosa Questo ha. positiva è che entra con 5 a Sì, questo e questo è il 4. viceversa, ossia ha delle buone statistiche di base, Ma ma gli nell'abilità. effetti che non. Cioè, bisogna aspettare e vedere Esatto. se esisteranno dei mazzi che si adattano bene. A questi Perché già crea effetti. una pedina artefatto in colore chiamata Cella di Ethereum. Con tappa sacrifica questo artefatto, aggiungi un mana di qualsiasi colore alla tua riserva di mana. Io avrei tanto valeva se aggiungi un mana. Però questa idea di creare Eh piccoli no, che artefatti ci può artefatti. È stare. Più Tezzeret. uno e va avanti, quindi sale comunque più uno senza un grande, cioè ti aggiunge un'artefattina. Esatto. Ovviamente poi il meno 2 dice però una creatura bersaglio prende più Più x X. meno x fino alla fine del turno, dove x è il numero di artefatti che controlli. Sì, E ci può qua essere è sia una blu-nero, quindi può essere sia ci un modo sta per più X meno avvantaggiare X. una tua creatura se Sì, se un non po' di se muore. muore, e sia un modo per togliere una creatura un avversario, e può starci, anche perché essendo un meno 2 secco e dipende dagli artefatti, non è il meno x che dici oddio quanto devo contare, no, cioè ho 10 artefatti, faccio meno 2, ciao ciao, Esatto. cioè una cosa così. E il meno 7 è, cioè sono tutti effetti carini, se li prendi singolarmente li leggi sono Sì. carini. Meno 7 ottieni un emblema con all'inizio del combattimento, nel tuo turno, un artefatto bersaglio che controlli diventa una creatura artefatto con forza e costituzione di base 5-5. Il problema di questo coso, oltre al fatto che è meno 7, però dici Esatto. vabbè, posso farcela, sì, però è che comunque c'è sempre all'inizio del tuo combattimento un artefatto bersaglio che controlli. Cioè io arrivo, allora, pago 4, aspetto 2 turni facendo due cosini, mi ammazzo Tezzeret per avere un emblema e una creatura diventa un 5-5. Esatto, Cioè, ma fammelo indistruttibile almeno, sembra un piccolo Gideon. No, 5-5. per sempre però. Ah beh, muori il turno dopo. Dipende. Ciao ciao Tezzeret. Tanto ti giocherò, lo so. Qua c'è Giuramento di Ajani. Questo è bellissimo perché vuol dire che Ajani diventerà come un era un guardiano. guardiano. La cosa poteva essere già sicura,
Se qualcuno di voi ha letto la storia dove c'è Aja, che io ho amato la follia, dove c'è Ajanit, è Narset e Tamiyo, questa cosa potrebbe aprire ad avere sia Tamiyo, magari Magari convincerla, convinto. ma anche ad avere di nuovo una Narset e una Narset magari guardiana, perché c'era un piccolo gruppo tra cui Ajani e loro due che si incontrava, e quindi potrebbe anche ad aprire a nuove Planeswalker, perché chissà se Ajani conosce qualcun altro, magari di altri Chissà. piani. E io ho il sospetto che non sia, che sia lui il collegamento con Amonkhet, perché lui ha un conto aperto con Bolas, più Esatto. degli altri, anche gli altri, perché non è che sta simpatico. Bolas non è simpaticissimo a tutti. Niente, È questo bello. qua, come ogni giuramento, fa un effetto all'entrata e un effetto statico, diciamo. E questo costa solo due, verde, verde bianco, giustamente, perché ha Gianni verde bianco. Quando entra un segnino più uno su ogni creatura che controlli, che E già. quindi è già, e a costo 2 può aiutare moltissimo. E in più le magie planeswalker che lanci costano uno in meno per essere lanciate, quindi qua non abbiamo il nostro Twitch di riferimento che il video si E blocca, non è bello. ma la chat invece funziona, quindi vuol dire che il problema siamo noi Esatto, perfetto. essenzialmente. Wow. Quindi mi sa che ci conviene controllare la chat direttamente da Vabbè, telefono. comunque le magie planeswalker che lanci costano uno in meno per essere lanciate, e sia nel formato in T2, sia ipoteticamente in un mazzo con tanti planeswalker, soprattutto pensato al commander, cioè è un aiuto grandissimo, perché uno in meno è sempre importante, è sempre utile. Cioè, puoi Sì, lanciare tutto ti fa prima, esatto, un turno prima ti scendono le soprattutto quelli cose. che costano poco. Pensa a una Liliana del Velo, giocare un turno prima è sempre bello. Non si blocca il video. Ok, perfetto. Perfetto, Quindi grazie. già Ok, sì, abbiamo gli aiuti abbiamo gli esterni. aiuti personali che ci dicono che il video si vede bene, quindi siamo Anche solo se noi. non sono troppo critici, quindi non ci dicono che facciamo schifo. Probabilmente noi streamando effettivamente non so quanto riusciamo a scaricare. Ok. Liliana a due mana, ecco, per esempio. Esatto, Può Liliana due mana, cioè è una cosa che dici. Può saperne. saperne, può essere un problema per l'avversario, e questo ci piace. Andiamo avanti, anche se questa è bellissima. Questa penso sia la carta che farà da Da vero legame, ponte. da ponte in tutti i Eh sensi. sì, fisicamente. Ad Amonkhet. Allora, questa carta potrebbe dirci che potrebbe essere spoilerato Nicol Bolas? No, non credo. Neanch'io L'idea credo. penso che sia effettivamente inutile in Aether Revolt, ma molto utile per la prossima espansione. Perché ogni qualvolta un avversario sacrifica una creatura o un planeswalker, poi scarta una carta. Riprendi in mano una carta creatura o planeswalker bersaglio del tuo cimitero e poi pesca una carta. Già la parte alta è È molto bolas. interessante. È molto bolas. Il costo, la parte alta. Quando lanci una magia planeswalker Bolas, esilia le intimazioni oscure del tuo cimitero. Quel planeswalker entra in campo di battaglia con il segnalino fedeltà addizionale. Quindi già Quindi ci sarà un Bolas. secondo me faranno un bolas che avrà un effetto più, il primo effetto meno Un altro e meno. un altro meno, e secondo me faranno in modo che se usi questa carta tu Possa riesca a fare fare il direttamente. primo, no, magari non la ultimate, Sì, ma il sarebbe secondo troppo. effetto meno, che magari sarà un po' grosso appena Subito. entra, Sì, invece senza magari di fare un ucciderlo. più prima. No, Potrebbe essere. Anche perché forse comunque. anche uccidendolo, però, cioè, nel Cioè, riuscirlo senso, a te lo fare fa senza fare un turno prima aspettare. rispetto al normale. Può darsi. Cioè, siccome l'altro non mi ricordo, ma. Cioè, Bolas costa sempre un po', perché comunque è il Esatto, tricolor. dovrebbe essere Dovrebbe. abbastanza grosso E di come solito è grosso. Planeswalker. Poi ipoteticamente su Amonkhet il piano è suo. Cioè lui è la divinità del piano, sembrerebbe. Ci sono le piramidi con le corna. Lui è Esatto. il fulcro del piano, quindi deve essere davvero, davvero grosso. E questa cosa ci fa intuire che forse lo sarà davvero, perché una carta nel blocco precedente che ti dice gioca Bolas. Esatto. È tipo, oh, ma ci farà un mazzo attorno, che bello! Cioè,
Mi sa che quei tre colori risenteranno, ritorneranno ad essere potentissimi insieme. Penso di sì. Anche splishati. E questo era l'ultimo Era spoiler. l'ultimo spoiler, sì. E quindi possiamo passare A una a carrellata. una carrellata veloce veloce dei masterpiece. Allora, i masterpiece ovviamente sono carte già stampate nelle edizioni Esatto. precedenti che qui vengono solamente ristampate con questo formato particolare e queste carte hanno la particolarità, ripetiamo, intanto lo sapete Sì, già, sì, sì. che possono essere estraniate dal loro contesto originale. Quindi ecco perché magari non troviamo tipo la Gitte, perché la Gitte è di Umezawa, giusto? Sì, il cognome non li prendo mai. Quindi la Gitte è di un piano particolare, mentre carte come le spade, carte Sì. O come angeli o artefatti come il particolari o come il ponte. ponte, sono carte che possono essere estraniate da questo contesto originale. E qui in queste arti particolari vengono decorate in stile Kaladesh, quindi sì, possono non piacervi, però capite che non è che le fanno brutte, le fanno Ultimo in stile spoiler e io Kaladesh. sono appena arrivato. È nelle Comunque gli 5. spoiler sono sulla pagina, Sì, quindi sulla li abbiamo pagina. solo riletti. Esatto, sulla pagina abbiamo fatto una carrellata veloce e quindi puoi vederli sulla pagina. Noi comunque alle 5 avevamo detto che iniziavamo e quindi abbiamo iniziato alle 5. Quindi troveremo arte, cioè, per esempio questo, l'originale ovviamente sarà stato diverso, però questo è dorato, è stile Kaladesh, È quindi come se quegli artefatti infatti fossero fossero stati stati ricostruiti, costruiti su costruiti lì. Kaladesh. Quindi è vero che magari non vi piace, è vero che siete affezionati alle vecchie art, però cioè, con cuore, anche dirmi è brutto, è diverso, è sbagliato, no, ha senso, può non piacere, quello Esatto. ti Maina confermo. gioia. Dai. Dai, Almeno fai in tempo a vedere tutti i tutti i masterpiece quasi, masterpiece. due li abbiamo fatto vedere. Esatto. Ok, Quindi quindi questo è una cosa che ho notato dei masterpiece di questo Kaladesh è che bene o male quasi praticamente tutti, non forse uno o due che però magari perché io non so, quasi tutti sono comunque carte giocate in un qualche formato, sì, che sia Commander, Modern, che che sia sia Modern, che sia Legacy, Legacy. che sia anche T1. Ma almeno sono cose che da qualche parte vengono giocate. E Quindi sono con comunque più l'Expedition utili. era stato facile perché se Con stampi le terre. fece le shock e sei a Oh mio Dio, posto. quanto è difficile giocare una terra che mi serve in tutti i formati. Con i E vecchi diciamo, con masterpiece. le terre è facile perché le terre servono, nel senso le terre sono il fulcro dei mazzi e quindi sono partiti dal facile. Con gli artefatti magari ci si poteva aspettare che oh, sì, va bene, quelli super, però magari qualche, com'è che si dice, qualche pecca potevano averla e Qualche sì. invece secondo me Gli ancora altri, no. magari alcuni sono, cioè uno dice, ma dove lo gioco? Ricordiamoci che quando non sapete dove vengono giocati, sono giocati in Ma Commander. sì, ma perché poi Tutti. molti che dicono, ma perché devono stampare le cose per il Commander? Alla fine. Perché? Perché è un formato che viene Esatto, comunque giocato. Cioè. uno riconosce, anche la Wizard riconosce che è un formato giocato e che ha i suoi staples, come si dice. E in più, comunque, non è che hanno fatto metà masterpiece per il No. Commander e l'altra metà per gli altri quattro formati. Hanno fatto qualche chicca un po' per tutti. Insomma, Soprattutto, cioè, come in si Commander c'è ricordano, la poca roba. K è stata ristampata perché la K è del Sensei, ma è comunque un maestro. E quindi Cosa? No, la K Masterpiece non non esiste la c'è. K Come non c'è? Masterpiece, No, no? non c'è, In è Eternal vero. Masters era Ah, era uscita. Eternal Master, ecco il C'era bollitore. il. Mi No, il ricordavo. narghilè, il No, era un narghilè. bollitore. Mi ricordavo il bollitore narghilè e mi ha detto, ma non era Masterpiece? Oh, sì, era Masterpiece. No, non lo Il narghilè. era, non No, lo poi era. deve avere Ok, tutta questa vero. cosa qua. Ma sono stanca di vedere carte durate. E niente, quindi facciamo una carrellata veloce, magari dove riesco a spiegare dove viene giocata, perché, per quando, e giusto per sapere cosa. E dove non sappiamo dirvelo, magari scrivetecelo Esatto. voi. No, Sig. sì, purtroppo Sì. sarebbe stata bella la Mi K. ricordavo il bollitore. E niente, quindi. Vai. Partiamo col ponte intrappolante che viene giocato
in Lantern Control, viene giocato in Modern, che io sappia abbastanza, che è in questo bruttissimo mazzo che si chiama Lantern Control, che impedisce a tutti di impedisce alle creature dell'avversario di attaccare, perché questo mazzo non gioca creature, gioca solo artefattini. E poi, se non sbaglio, veniva giocato in un altro mazzo un po' di an qualche anno fa, quando giocavo anch'io, Inside, però non me lo ricordo sinceramente. Però Modern. Ok, ultimamente Lantern in Modern. Cosa succede? Questo, pure questo Modern, questo è un mazzo un po' più famoso che Affinity, che è il Ravager, comunque è una delle closer possibili. Ed è molto figa anche quest'art qua, un po' al buio, un po' elettrico. Sì, beh, l'artista ci ha, Sì. cioè è lo stesso del Solemn Sì, Simulacrum, sempre lui. esatto. E quindi anche negli altri masterpiece che ha fatto, nelle altre carte di questo ultimo blocco, c'è sempre una Sì. foto davvero tantissima, è stupendo. Poi Beh, finalmente un'altra spada, la spada di mente e corpo corpo, corpo e e mente, sì, ce l'ho pure scritta mente. davanti. Sì. E questa è giocata in Legacy, sì, No, in Modern, in Commander, in realtà tutte le spade vengono giocata un po' giocate, ovunque, sì, più quindi in Legacy comunque, perché in in Legacy teoria c'è la c'è la mistica. mistica che le può andare a prendere, semplicemente. E poi comunque le spade sono comunque degli artefatti forti che Sì, sì, vengono sì, sì, giocati sì. un po' dappertutto dove si può. Quindi, La questa è la spa. staffa del dominio, che non si chiama staffa, si chiama bastone, se non Sì, sbaglio. vabbè, Della ma staffa è più bello. dominazione, e questo si gioca in Commander, per esempio, Sai, perché quando ho in cominciato a vedere Commander, vari elenchi di robe che sì, in possono fare. Commander puoi abusare di queste cose per staffa con tutto il mana che hai, Staffa, anche facendo anche tappa, tappa, staffa. combo, le classiche combo col bastone, e è molto più facile, gli altri ti rompono meno le balle, diciamo, mentre lo fai. L'ormentottero, Questo è anche il questo è classico. un classico. Anche se secondo me potevano non farlo Masterpiece, perché ritrovarsi una spada, cioè uno si ritrova una spada, un altro si ritrova l'ornitottero, diceva Lo cosa so, però fa. sai, cioè se ce l'hai nel mazzo normale, poi vuoi rifarti il mazzo con tutti i E masterpiece. che comunque esatto viene giocato in Affinity, È quindi poi quello. cioè ci sta, però. Cioè, se un giocatore di Affinity vuole perdere i suoi soldi, questo è un Esatto, può fare modo. quattro, può prendersi quattro totteri Masterpiece. Poi c'è la Defense Grid, che anche questa io mi ricordo che veniva giocata in Modern Decide contro Storm, quindi adesso Storm non c'è più, quindi non so se si giochi ancora. È un Ni. Esatto, è È un Ni, un Ni. l'ornitottero. Adesso non, per questa sinceramente non so, magari forse viene giocata anche in Legacy, perché comunque tra Force of Will e cose del genere, almeno gliela fai pagare 3. Sì, esatto, Beh, certo. può essere. Adesso io mi ricordo solo che era giocato in Modern Decide contro Storm, perché così, Non o contro face. Storm. Sì, mi sembra contro Ma Storm. Adesso sicuramente, cioè comunque in viene Decide può, sì. giocata. Poi L'altra un'altra spada. spada, e questo abbiamo già spiegato. Qua c'è L'angelo di Angelo. platino. Quest'angelo, cioè io ho visto gente che ha detto è stupendo e è una merda. No, so che non vi riferivate alla carta in sé, anche perché ho pubblicato l'art. L'angelo in sé è fortissimo, molto spesso viene giocato in Commander, però quest'art, capitela, è pensata come Kaladesh e no, non sembra Atraxa. Esatto. Cioè, forse lontanamente, ma non credo sia voluto, cioè è che è un angelo meccanico e quindi è un meccanico stile Kaladesh, Sì, è perché sempre lo comunque stile di è quello. Etherpunk, come dicono. Esatto, Heatherpunk. Poi Wurmcoil, Wurmcoil. Wurmcoil, l'amico di chi gioca Trono e anche chi gioca credo qualcos'altro, solo No, Trono, solo solo Trono lo Trono. gioca Wurmcoil. Simpatico come pochi, molti hanno detto che non è bella come l'originale, ma come vi ho detto, lo ripeterò infinitamente, è Kaladesh. E questo ha un suo perché. Cioè, Sì, è carino. poi qua se lo sbusti è anche bellino, lo sbusta. Esatto. Wurmcoil, che bello! Speriamo. L'unica cosa brutta è che non ci saranno i retoken Eh no, abbinate. esatto.
Sarebbero state carine. Magari come bonus, se c'è Vroomcoin, ci sono anche due token Sì, certo. Masterpiece. No. Magari. Allora, morsa Maledetta. maledetta, questa è da per il Legacy, perché era bannata una volta, ma l'hanno sbannata qualche tempo, poco tempo fa. Cioè, mi Beh, sembra quella con la durante bambolina. quest'anno. Ah, Esatto. ok, Proprio quella. E questo si gioca, non lo so, si giocava in Legacy sicuramente, perché se l'avevano bannata in qualche modo. Adesso che l'hanno sbannata, magari, cioè, esiste ancora quel mazzo, ma magari non è più così forte come lo era al tempo della ban, suppongo. E comunque questa è una cosa per Legacy. Poi c'è Pitting Needle, che è un po' per tutto in realtà, perché si sì. gioca in Modern, si gioca in Legacy, se non sbaglio, si gioca anche in T1, l'avevo visto, che ogni tanto guardo su Magic Online, sul canale ufficiale della Wizard, fanno i campionati di T1 su Magic Online con tutti i pro, e così giusto per guardare che cosa fa, Per quanto vedere durano tutti i pro. le partite. Ma già finito. Li guardavo in pausa pranzo, Quindi quindi immagina. proprio per Cioè, dire. si siedono, mettono, tirano No, su poi ci sono tanti, sette. che ci sono tanti turni che stanno fermi perché tu vedi solo la schermata e magari stanno pensando o facendo i Sì, conti, esatto. e a volte è una Cioè. figata perché tipo alcuni giocatori, quelli un po' più simpatici, perché da quel che ho capito c'è uno che presta lo schermo. E quindi può, cioè, tipo, prendeva il blocco note e iniziava a scrivere sul blocco note per far sapere agli Cosa altri stava cosa stava pensando? pensando, o tipo i conti, e poi tipo, o degli insulti, no, insulti no, però per dire tipo i conti che poi alla fine non venivano, e diceva, ah, cavolo, Sì, però era quindi cioè è più divertente il divertente. è più coinvolgente l'attesa dell'azione che l'azione stessa, perché è così Esatto. veloce che dici bah. Poi andiamo avanti. L'Oblivion Oblivionstone. Stone, Anche che io questo. trovo molto bella, anche se più che Kaladesh mi ricorda Tarkir. Ma no, perché è una Perché è un po' pietra. asiatica, cioè, fa un po' di cose un po' tanto Ah, è asiatica, fa vero, un po' con gli stendardi che dardi, fa un po' tipo. Jeskai. Esatto. E anche questa è una ristampa per il Modern, diciamo, perché Oblivionstone la gioca sempre Tron. Giustamente. Quindi, E beh, gioca solo giocatori artefatti. di Affinity e giocatori di Tron, ecco dove finiranno i Se vostri soldi nel vuole, 2017. esatto, se volete pimparvi di brutto il mazzo. Poi esplosivi ingegnerizzati, questo è sempre da Modern e forse anche da Legacy. Viene giocato soprattutto di side, in molti mazzi Modern con il control e quelle cose lì. Ah, si è sbloccato il video finalmente. Fa molto torre di Guild Wars 2, se qualcuno sa di che parlo. No, Guild Wars non ci abbiamo No. giocato, purtroppo. E niente, quindi è un'altra, sempre una carta da side, diciamo, anche questa. E poi lenti extraplanari, extradimensionali, Sì. in italiano. E questa potrebbe, è una di quelle 1-2 che non. Questa è la peggio computer graphics. Non credo sia computer graphics. Non Di chi completamente. è? Aspetta, È di questa. Noah Bradley No, no, non questa. questa. No, stavo Ah, riferendo ancora a ok. questa. James Pike, non lo so, No, James Spike non lo so. sinceramente. So che Bradley e altri proprio di fanno olio. Sì, tipo per esempio questa, le lenti, c'è proprio la tela gigante dove ci ha fatto su tutto a olio, Sì, con la sì. tintura d'olio. Questo è una di quelle carte che secondo me è per il Commander, anche se io sinceramente non l'ho vista tantissimo giocare in Però è bella, Commander. dai, Cioè il ammettiamolo. fatto che comunque ti raddoppi il mana, può essere, cioè, mi indica questo punto. E poi comunque è una bella carta, ed è un altro hint, diciamo, ad Amonkhet, perché se guardate bene nel portale
cioè nella luce si intravedono le Delle corna di Nicole Bolas giganti, che è tipo quelle che hanno spoilerato all'inizio quando hanno detto corna. che Che ci c'era. sarebbe stato a No, ma Monchette. non ci vogliono dire che c'è Bolas, dopo neanche un po'. Se non vi piace l'oro, ovviamente sia questo blocco che il successivo non saranno Mi i vostri sa, esatto. preferiti. Però, insomma. Poi c'è la Mixton. Allora, vi dico solo una cosa, da Lucca Comics, che sapevamo che ci doveva essere uno Esatto. spoiler firmato da questo artista. Esatto, che l'abbiamo incontrato. E però abbiamo dovuto stare zitti, potevamo solo dirlo a voce a poche A pochi. persone. E quindi io spero proprio che non sia solo uno solo. Cioè, No, abbiamo non detto che ce credo. n'era una di sicuro. Ha detto che avrebbe, cioè, perché io ero andato a fargli firmare L'ambush. sì, l'Ambush, no, adesso non mi ricordo, era Illusione uscito Ambush in dovrebbe Commander essere. 2015, solo in Commander 2015, Gatto. gatto blu, che è un 4-1 con lampo, che quando prendeva danno tu pescavi altrettante carte. E l'aveva fatto questo artista dopo, tra l'altro comunque dopo un pochino che non aveva fatto tanto, aveva fatto qualche comune in Tarkir. Sì. E Allora dopo, noi beh, visto che... l'ultima carta molto giocata era la lancia rapida del Esatto. monastero. E dato che noi ogni anno comunque andiamo a trovarlo, facciamo parte del fan club, Sì. eccetera, eccetera, abbiamo i contatti con lui, io ero andato a farlo firmare, ho detto, dicendogli... dai, ti faccio firmare perché è l'ultima art che hai fatto. Per ora. Che hai fatto? No, gli ho Che hai detto che hai fatto? fatto. E lui, fino ad ora. E io, come fino ad ora? Fa, perché hanno. Vedrete che una delle prossime cose ci sarà. Ah, mi hanno detto quest'anno ho già fatto delle cose per Magic. Allora ho detto, ah, quindi da Sì. E Monchette ci saranno. Fa, no. Già, è già rivolta delle lettere. Allora quindi stiamo aspettando. E questo. quando abbiamo visto il masterpiece, abbiamo detto Cioè, più che ok. altro io ho visto l'art prima di sapere che c'erano gli spoiler del masterpiece perché oppongo la pagina. E quindi il nostro amato Steve è ritornato a lavorare e questo mi rende immensamente Sì, felice. per E la lavorare per la Wizard. Wizard perché questo mi Esatto. rende felicissima. Ed è anche una E carta questa carta, interessante. se non sbaglio, in realtà non lo so dove viene giocata. Se viene giocata in un formato competitivo. E non so se neanche se viene giocata in Commander, perché comunque è una carta forte, perché a costo 1 le creature con forza 3 o superiore non stappano, quindi è un... per tenere, forse più in Commander è forte, Che perché comunque c'è solo serve delle a vacche. tenere il board Ops, sotto mi è partito il controllo. coso. Va Calice bene. del vuoto. Calice del nulla, Del perché nulla, scusa. in Void. italiano hanno detto nulla. E anche questa si gioca in Modern, in Legacy e in T1, e anche in Bah, Vintage. qualcuno la giocherà anche in E Commander. in Commander è un po' meno efficace in Sì, realtà, però è insomma. più forte in 1v1. Sì. E questo penso lo conoscano più o meno tutti. Quando giocavo Vintage qualche po', e questo quindi penso sia da Modern non e non da Commander perché è bannato in Sì, è venuto in Commander. Commander perché è Quindi... troppo. Cioè, è davvero troppo in Commander. oltre. Trinisfera. Anche questa è più da T1, se non sbaglio, o da, comunque, o da Vintage sicuramente, da Legacy probabilmente, perché in Vintage tutto, cioè, fa costare tutto 3, che è una cosa indegna, perché con le cose costano 0-1 Eh sì, è malvagità allo stato puro. a pagare le cose 3, e in Legacy non lo so, forse non si gioca, forse più Beh, da... sì, per in altri formati è inefficace Adesso... invece. Sì, esatto, perché costano tutti bene o male. Forse, no, 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 non credo. no. Andiamo avanti, solo questo. Sphere of Resistance. E questa l'ho vista giocata in Vintage. Perché anche questo fa aumentare i costi delle spell di Eh 1. sì. E contro i Mox, Allora, sì, contro i... Sì, questa è Vintage. in Vintage. In Staker, in Legacy, sempre Prison o White Stocks, la Trinisfera. Perfetto. E anche questo E ovviamente anche fa questa è costare più, sempre, esatto, anche questa è sempre quindi da Vintage o da Legacy. giocatore di Vintage e Legacy, pazienza L'ho enorme vista a giocata un voi. casino su online in Vintage, perché comunque, cioè, se la riesci a fare di primo turno e l'altro ha i Mox o quelle cose lì, non li fa, cioè nel senso, E li deve pure pagare di più. li paga uno.
Andiamo oltre. Catene Vedalken. E io queste mi ricordo si giocavano in Modern. Penso si giochino ancora le Catene Vedalken. Forse si giocano anche addirittura in Legacy. Però non sono più aggiornato. Mi ricordo che in Modern c'è stato un periodo in cui c'era un mazzo che le giocava di brutto ed erano salite di brutto per quello. E comunque sono carte, cioè comunque un artefatto forte, si gioca e ci sta. E poi questo è l'ultimo, è la Grindstone, che fa parte di una bellissima combo che c'è in Legacy. Se non sbaglio, forse anche in TU, in Vintage, ma non ne sono sicuro. E che è quella con il Painter Servant, che è il masterpiece di Stellato, Kaladesh. ok, la Cioè, che è stato fatto masterpiece anche quello. Che il Painter dice che quando entra, scegli un colore e tutte le carte che non sono in gioco e le magie. Non mi ricordo se le magie. Comunque dice: le carte che non sono in gioco sono di quel colore. Questa qui dice. Tappi 3, la tappi, un giocatore macina 2, se le due carte hanno lo stesso colore, ripeti il ripeti la cosa processo. e quindi milli l'avversario e vinci. Mio Dio, che simpatia di combo! Com'è? Wow! Bellissima. Sì, stupenda! La Ok! giocava un mio amico proxato, quel Ma mazzo guarda! cozza. È quelli che dici, stasera voglio proprio essere simpatica e farmi amare nel tavolo di gioco. Esatto. Wow! Perfetto, ultimo masterpiece quindi, con E questa questa sì, mi simpatia. sembra sia l'ultimo, infatti non va Sì, più è avanti. l'ultimo. Quindi, Benissimo. prima di farvi gli auguri di rito, apriamo l'altro. Apriamo, esatto, visto che siete stati con noi fino adesso. Vediamo quanto schifo tiro fuori. Andiamo a Allora, gustare. Allora, non. Devi dirlo! allora, l'ho detto perché l'ultima volta ho aperto gli anelli e l'ho Aspetta urlato. che metto fuoco, E questa se riesco, volta ho se ce la faccio. aperto la Ecco. fonderia sacra. Expedition, dalla Expedition. bustina del Buy a Box, dopo che la settimana scorsa ho sbustato l'Invention nella Showdown. Allora, Rendiamoci conto. questa è la. Almeno le altre due fanno Questa cagare. fa proprio Almeno schifissimo. le altre due carte fanno E schifo. questa, secondo me, ne abbiamo tipo 45, se ne volete. Addio, Sì, esatto. sentiamo. Allora, perché l'altra volta ero fuori. Ci hanno mandato un messaggio vocale L'altra volta ero fuori e ora quando l'ho lo. aperta, perché l'ho aperta dopo e quindi ho detto dai, apriamola dopo, Ora papà, apro anelli. condividiamo con voi il messaggio vocale che è di 2 secondi. Attenzione. No, aspetta, devo alzare il Sì, volume. comunque wow. Mandate a quel paese, pinta. Ok. Sì, però quella sera che ho spostato anche il mecca titano bianco foil, però ho perso malissimo, quindi cioè non è che io abbia tutto sto culo, cioè ho culo nelle sbustate, ma o gioco male oppure proprio faccio dei mazzi di merda, e quindi Mi sa yeah. che è saltata la nostra serata di Capodanno dopo questa giustata. Non dovevo. Non ci vogliono più, non ci Comunque vogliono è più. bellissimo. Aspetta che metto fuoco. E questa cosa comunque mi fa un po' piangere perché quando giocavo Modern giocavo questi colori e avevo il settino di quelle normali e oddio la fonderia sacra. Piango un po'. Rage quit. Zitto! Zitto che solo questo bustine non ti paghi il culo! Salti. Insomma, sì, sì, sono un po' di botte di culo. Mai viste, yeah! Comunque, dai, non è neanche dell'artista Beh, e poi? Sì, se trovavo qualcosa di Ryan ero lì, oh mio Dio, perdevo i sensi. Quindi, dopo questo Benissimo. siparietto in cui so che vorreste frustarmi, ma non fatelo, dai. Non sono neanche riuscita a tagliare la frangia dritta, quindi perdonatemi. vi facciamo gli auguri. Stasera non mangiate, stasera non mangiate, ci dicono. Vabbè, mi sono. Ciao Ciao. cozza. Vabbè, ti abbiamo appena nominato.
Ecco, sale, sale. Sulle ferie. Stasera non mangio, tranquilli, Stasera mi non sono preparata mangiamo. le lenticchie, al massimo mi mangio quelli in un angolo. Aspetta, perché scrivo che non mangia lei? Perché è lei che l'ha sbustata. È sempre colpa mia. Vi Certo. facciamo gli auguri di rito sperando che il 2017 sia meglio del 2016, parlo anche Esatto. personalmente, l'idea è di riuscire a essere più presenti nelle live su Sì, YouTube, vogliamo sulla fare più pagina, cercare live. di essere più presenti e cercare di commentare anche più cose e aggiornarvi, quindi non solo cagate varie, ma cercare di fare un servizio utile. E quindi sarebbe anche carino che voi foste anche, cioè, non che non lo siate, ma ancora più presenti durante le live in Sì. modo E da creare un buon dialogo. poi quindi adesso che vogliamo un pochino aumentare, adesso diciamo alla fine del 2016 abbiamo provato con Twitch e YouTube, abbiamo messo poco con YouTube, soprattutto con i video, adesso abbiamo quel progetto dell'artbook di Zendikar da tradurre con i mini video. E che adesso è un po' in pausa tra le vacanze e tutto, però ci sono due video, quindi qua giù, se vedete sotto la chat di Twitch, abbiamo messo, sono sotto la chat, sotto il video di Twitch, abbiamo messo il link sia alla pagina Facebook, sia al nostro canale YouTube, quindi se volete aiutarci, soprattutto col canale di YouTube, iscrivetevi, e che comunque dalle prossime settimane inizieremo, volevo essere anche un pochino più attivo, andare avanti con i video. Comunque non mangi neanche tu, mi stanno dicendo. Ma no, Perché ci sei anche tu qua. ma cosa vuol dire? Quindi niente, speriamo che l'anno prossimo sia un anno di crescita anche per Sì, noi, e che anche un po' di fortuna vogliamo. maggiore non in queste cose, ma in altro. E niente, cioè, soprattutto nel 2016 abbiamo avuto molta più partecipazione in generale da parte di tutti sulla pagina, comunque i video non sono stati recepiti benissimo, ma anche perché non è che li abbiamo pubblicizzati tantissimo, quindi alla fine magari faremo un po' anche da quel punto di vista un po' più di operazioni. E grazie ancora, cioè, per averci Sì, seguito in questa ultima live dell'anno. stavo cercando di Cosa? farli man far mangiare qualcuno. E, quindi grazie. Quindi. E poi ogni tanto vi chiedo perdono se posto e foto dei miei cosplay, ma prima o poi finirò la Vinia e davvero sarà divertente. No, è impossibile camminare. E quindi vi ringraziamo per il lavoro che sta, cioè per il supporto che ci date, anche perché vedere che in alcuni, cioè una cosa che davvero mi piace un sacco è quando ci sono dei commenti, riceviamo dei commenti e qualcuno di voi è pronto a rispondere addirittura prima di noi, cioè noi troviamo Sì. già tutte le risposte già date e questo è davvero bello e a volte mi riferisco soprattutto a quei commenti che dici ma fino adesso dov'eri? E c'è qualcuno di voi che ha la pazienza e la bontà di rispondere prima di noi e questo Esatto. mi rende, cioè, comunque felice e soddisfatta del fatto che stiamo creando un piccolo gruppo un po' e questo ci piace. Una grande famiglia. Una famigliola. Quindi speriamo anche di arrivare nel 2017 a sommare quei 100 personcine che non ci sono ancora e arrivare a Eh farci sì, ne tratta, mancano, sarebbe dai, carinissimo. siamo a 10, 1910, 7, 8, 10. Comunque, giù di lì. sarebbe carino arrivare ai 2000, ma anche perché cifra tonda suona bene, dai, insomma. 2000. 2010. Sì, esatto, fare cifra tonda è sempre bello. Sì. E Niente. quindi. Tanti Ciao a tutti, auguri. tanti auguri, passate una bella serata, giocate a Commander, giocate a quello che Esatto. volete, Divertitevi. divertitevi e in bocca al lupo per le Facciamo. spustate dei box e ci si Ci vede l'anno prossimo, si quindi vede, sì, effettivamente, cioè l'anno prossimo. dopodomani. Tanto abbiamo già, secondo me, almeno due live programmate per il prossimo mese. Sì, una Perché sì. una sarà che deve uscire l'espansione di Magic Duels, quindi fare la storia come abbiamo fatto. Sì. Quindi se qualcuno vuole seguire Magic Duels, noi che giochiamo e Su scleriamo Magic su Magic Quest Duels sarà con la storia. divertente. E Bug l'altra, permettendo. esatto, è che noi in teoria pianifichiamo di prendere un box di Rivolta dell'Eter in giapponese questa volta e non in russo. Bene! Perché, beh, costava poco, nel Sì, senso, costava abbiamo poco. il nostro spaccino personale di box di questo.
tipo Sì. che ci va a scovare le offerte, che è E il Montre, che anche se ha rage quittato, noi lo ringraziamo tantissimo. tanto ci vediamo Esatto, tanto ci vediamo tra dopo. E poco. non puoi tu chiuderci fuori di casa perché non è casa tua. Ma tanto ci chiuderà Enrico poi. Sì. E niente, quindi auguri ancora. Buone feste, già sono già passate. Sì. Buon Ma dai, c'è Capodanno la Befana e qua Anno prima, Nuovo, cioè, aspetta. sì, almeno quello. Sì, insomma. E ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona serata. Buona serata.